Presidente Alfredo Ricci, quali risposte può dare la provincia alla popolazione dell'Alto Molise che per la viabilità si sente comunque ancora isolata? Ma come ho detto altre volte, noi veniamo da alcuni anni in cui per carenza di trasferimenti si è rimasti un po' indietro sulla manutenzione anche ordinaria delle strade, però stiamo recuperando terreno e lo recupereremo ancora di più nei prossimi mesi. Abbiamo proprio in questi giorni indetto la gara d'appalto come provincia per il rifacimento del viadotto, dell'asfalto, della pavimentazione del viadotto Verrino, quindi all'ingresso di Agnone. È una strada importantissima che viene percorsa tutti i giorni per raggiungere in particolare Agnone, che presenta delle forti criticità anche a livello di drenaggio, soprattutto quando piove e quando in generale c'è maltempo. Ecco, con questo intervento, che parte da un finanziamento di 800 mila euro, noi prevediamo di stabilizzare, di normalizzare quella strada. Ovviamente questo si inserisce in un discorso più generale che riguarda anche il discorso del Sente, come sappiamo, su cui siamo impegnati in prima linea. In questi giorni, a breve, verrà comunque anche predisposto il progetto che riguarda la parte del monitoraggio delle strutture del Sente, che è prodromico rispetto ai lavori veri e propri. Prevediamo un monitoraggio prima dell'inizio dei lavori, durante i lavori e dopo la conclusione dei lavori, per cui abbiamo ricevuto il finanziamento ministeriale di 2 milioni di euro. Ecco, questo intervento è una parte importante dell'intervento più complessivo sul viadotto Sente, che è stato finanziato dal Ministero, come sappiamo, con 2 milioni di euro e che deve in qualche modo restituire quella strada alla fruibilità da parte dell'Alto Molise. Vi sono poi altri interventi programmati, finanziati alcuni con fondi della Protezione Civile, altri con fondi regionali, che prevedono interventi puntuali in genere sulla viabilità provinciale, in particolare sulla viabilità dell'Alto Molise.